Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi vi porterò tutta la giornata con me. Faremo delle cose simpatiche, faremo delle cose carine, faremo delle cose improvvisate perché in realtà ho un programma della giornata, ma questo programma non riempie tutti gli spazi che ho durante la giornata, quindi faremo appunto delle cose che deciderò al momento, vedendo facendo, come si suol dire, e inizio semplicemente a farvi vedere come mi sono vestita. Allora, ho messo questo vestitino in maglina che scende proprio leggero leggero, né stretto e né troppo largo, ha le maniche a tre quarti che io ultimamente sto veramente, cioè ultimamente durante questa stagione sto veramente adorando, sia durante la stagione appena finita, cioè l'autunno, che questa iniziata da poco, l'inverno, sto veramente adorando. Ho messo una delle mie collane preferite, questa qui. E poi ho abbinato questi sei anellini che vi ho fatto vedere in un video che li ho acquistati appunto a Reggio Calabria. Qui, come vedete, non c'è più questo smalto semipermanente, quindi la mia mano è in punizione, quindi niente anellini, proprio per evitare di metterla in evidenza, essendo che qui non c'è lo smalto, e quindi ho punto a mettere in evidenza questa qui. Niente, il vestito è lungo, lungo, lungo fino a quasi le caviglie e l'ho abbinato a questi stivaletti neri. Ecco qui. In realtà questo vestito me lo sono studiato, cioè perché andrò a fare la mia terza dose di vaccino e quindi con questo mi troverò benissimo a farmela fare perché essendo in maglina è morbido, quindi lo andrò a scendere sulla spalla e mi farò fare il vaccino da questa parte. Quindi, senza dovermi spogliare, niente, adesso vi faccio vedere gli accessori che abbino. Outfit completo. Allora, sono andata a mettermi questa giacca in ecopelle che in realtà non è per la mezza stagione, ma è perfetta proprio per l'inverno perché è una giacca in ecopelle super imbottita e quindi comunque è come se io indossassi un giubbino. Quindi questa che c'ha il cappuccio con il pellicciotto. Eccomi qua, ma non c'è pericolo di pioggia perché fuori c'è il sole e ho guardato il meteo e ci sarà il sole per tutta la giornata, meno male. Poi ho abbinato questa mia sciarpa che finalmente è ritornata in casa mia da Reggio Calabria, che l'avevo lasciata lì perché non mi entrava nel trolley, ma se sapete tutta la mia situazione è che non mi entrava niente. Se avete visto quel video in cui vi mostro il pacco che mia mamma mi ha mandato da giù, sapete. E niente, ho abbinato poi questa borsa della Guess nera, bellissima, con la quale mi trovo benissimo perché ha vari scomparti sia all'interno ed esternamente, appunto, a questo classico, questo esterno e un altro qui nella parte interna, quindi riesco a suddividere bene le cose, soprattutto per categoria. E niente, questo è l'outfit completo, non mi resta che uscire. Come vi avevo accennato prima, c'è una giornata non splendida di più. Adesso io sono parcheggiata perché la prima tappa è un appuntamento importante, quindi sono parcheggiata qui. Sono arrivata in realtà 20 minuti di anticipo e allora magari aspetto un po' in macchina e poi scendo perché sono proprio davanti al luogo dell'appuntamento. E niente, quindi nel frattempo mi ha scritto una mia amica: ciao Barbie, come stai? Tutto bene? Vabbè, puntini puntini, adesso vado a leggere il messaggio. E niente, aspetto un po' qui e poi scendo e ci vediamo dopo. Posso, appuntamento concluso, benissimo, sono contenta, adesso sono arrivata e qua vi mostro dove sono, ecco qua, vabbè, Toysland non mi interessa, e sono venuta, però non so se riuscite a vedere, comunque c'è il supermercato Mercato e allora vi mostro che c'ho. È la prima volta, io non so se a voi vi è mai capitato di ricevere, aspettate che lo prendo dalla borsa. Un buono, oh scusate, cosa vi facevo vedere? Un buono per ritirare un pacco di assorbenti gratis, completamente gratis. Parliamo di 100% di sconto
la prima volta che mi capita un affare del genere. Gli assorbenti in questione sono Lines Specialist. L'offerta è valida fino al 21 febbraio 2022, quindi non mi resta che fare la spesa al Mercato e di conseguenza portarmi a casa questi assorbenti gratis. Adesso magari vediamo se riesco a capire la tipologia esatta che devo prendere. E niente, la prima volta nella storia della mia vita che mi danno un buono per ritirare un omaggio al supermercato. A voi è successo? A me no. E niente, andiamo insieme. Allora, insieme alla mia lista della spesa, mi sto portando appunto il buono degli assorbenti proprio per non sbagliare la confezione. Questo, ok, a posto. No, niente, stavo per attraversare. E niente, però ci tengo tantissimo prima di entrare al supermercato di farvi vedere il mare, perché questo è un supermercato sul mare. Ecco qua. Questa è la bellissima giornata di oggi, ma guardate che vento che c'è. E adesso ce ne entriamo al supermercato. Questo è il supermercato secondo me, perché mi ricordo che qualche anno fa avevo fatto un sondaggio, cioè avevo fatto delle ricerche su internet, è il supermercato qui a Savona che vende meno di tutti, magari non il 100% dei prodotti che c'ha, però meno di tutti gli altri, i prodotti di marca. Quindi niente, entriamo per prenderci questi assorbenti gratis. Non prendo il carrello, ma prendo il cestino. Intanto devo prendere le arance, ma non volevo queste, volevo quelle nella rete, già insacchettate. Vediamo se le trovo, ma non saprei. Ah, qui c'è una mia amica. Ciao! Ciao, ciao! Allora, vediamo se... Io volevo trovare quelle arance, quelle sono patate. Qua forse. Ah là là là, ecco. Allora, volevo prendere il sacchetto. Sì, ciao, non ho posto, chiudo. Guardate che carine queste piantine e quasi quasi me ne scelgo una e me la porto a casa. Scusatemi per prima, ma mi aveva chiamato una mia amica. Mi sono messa a parlare con lei e ho stoppato il video. Spesa fatta, importo pagato e praticamente sono troppo troppo contenta e entusiasta per meglio dire, perché guardate cosa mi sto portando a casa gratis. Gratis, gratis. Le mutandine assorbenti, ma quale assorbenti? Queste sono proprio mutandine assorbenti gratis. Io ho tutto nel, cioè proprio, e costano un botto. No, vabbè, adesso sapete cosa faccio. Intanto mi sono seduta nei sedili posteriori della macchina per stare più comoda. Adesso sapete cosa faccio perché non posso non mostrarvi tutto. Vi giro un video sulla spesa, vi dico quanto non li ho pagati e niente. E in più le proverò le mutandine assorbenti che sono una grandissima novità. Non vedo l'ora. E allora niente, vi giro il video sulla spesa, non posso non girarvelo. Ho appena finito di girarmi il video spesa e mi sono scordata di farvi vedere che mi sto portando a casa sempre con i famosi 8,07 euro questa piantina fantastica. Cioè, veramente dovete andare a vedere il video perché è pazzesco. Io mi sto portando a casa un sacco di cose con solo 8,07 euro, incredibile. E comunque, solo questa piantina l'ho pagata 1 euro e niente, cioè niente. Quindi includetela poi in quegli 8,07 euro del video che vedrete e che sarà online prossimamente sulla spesa. Una spesa veramente bomba. La mia colazione, però in realtà è tardi. Brunch alle 12:11, eccola qua, 48 centesimi di brioche vuota. Mangio questa e poi mi regolo perché non so se prendiamo un cappuccino, un caffettino, vediamo. E questo appunto è il mio brunch.
veramente tutto un casino con questo benedetto virus. Sto aspettando, mi è andato il 20 solo per prendere un cappuccino. Mi hanno chiesto se voglio mangiare qui, ma mi sono rifiutata. Preferisco prendere il cappuccino e andarmene fuori, che secondo me è molto meglio. Un cappuccino da portare. Gira per carriera, ma l'ha già pagato? No, lo devo pagare, mi sto appena adesso avvicinando alla cassa. Scusi. 1,20 euro, grazie. Sì. Sì, non avevo. Eh sì, un sacchettino, perché sennò come me le porto queste cose? Dai, vado a Per favore. Una roba da matti, senza sacchettino, cioè non lo so io, veramente. No, ma non si capisce. Oggi non sono tanto organizzati qua e devo dire la verità, di solito sono organizzati diversamente. Faccia attenzione allora perché questo poi vola via, cioè perché è grandissimo. Ah, è grande il sacchetto, eh. Io ti È ringrazio per piccolino. avermelo dato lo stesso, però Ma si capisci figuri. che neanche la porta automatica avete, cioè. No, vabbè, era per lei, si figuri. Grazie mille, Grazie. grazie, ciao ciao. Cioè, non so, non mi voleva dare neanche il sacchetto. Grazie Mancherebbe. mille. Ok, e mi prendo qua. Me lo posso prendere pure fuori, pensandoci. Quasi quasi me lo prendo fuori sto cappuccino. E me lo prendo. Ciao piccione. Me lo prendo qua. Ah, sì, me lo prendo qua. Cioè, questo sole è splendido. Allora, in effetti, cioè, il sacchetto è enorme, ma io intendevo quei sacchettini che usano loro dove mettono, ecco, dove mettono le brioche da portare via. Qua dentro mi ha messo. Allora, devo stare attenta qua. Allora, aspettate, allora, facciamo questo qua. Mi apro questo. Ma quanto è buono, guardate, se non lo rovescio. Lo rovescio, vabbè, c'è tanta schiuma, forse l'avete vista. Se lo giro un altro po', veramente cade. Allora, e qui dentro che mi ha messo? Mi ha messo, bravo, è stato bravo questo ragazzo, sembrava un po' impacciatino. Un po' impacciato, forse è nuovo, non l'ho mai visto, però gentile, anche se mi stava facendo uscire senza sacchetto. Quindi zucchero di canna, uno solo va bene. Qua c'ho il bastoncino, voilà, ecco, questo lo uso poi per asciugarmi, ma vola, vola il sacchetto, vabbè, stai qua, mescolo, mi prendo sto cappuccino. E poi si avvicina l'ora della mia terza dose, ecco. Ok, va bene. C'è un po' di venticello, c'è. Le persone mi vedono parlare qua, dice, ma quella là con chi parla? Parlo con voi, diteglielo un po', parla con noi. Buono, buono, buono. Vabbè, continuo a prendermelo con calma e niente, e poi andiamo a fare questa benedettissima cosa. Bevuto tutto, allora ora. Ah, ma ce l'ho qua la spazzatura e c'ho pure il piccione, cioè è un altro, non è quello di prima, guardate un po', è quello lì, e la spazzatura ce l'ho lì. Butto tutto, cioè mi è passato il piccione vicino alla testa. Bisogno? Non si potrebbe mangiare fuori. Solo Ah, non si può, ma io ho bevuto, non ho mangiato. col Green Pass. E vabbè, te lo mostro se vuoi. Vabbè, ce Ma l'avevi. Vabbè, è certo, ormai mi sta andata. aspettando alle 14:30 la terza dose, pure al palacrociere. Sono a Sì, posto, guarda. ormai anche all'esterno col Green Pass. Ah, pure Rafforzato. all'esterno col Green Sì, Pass ora, da oggi. rafforzato. Sì. Scusami, ma Non lo io sapessi. No, figurati. comunque ho solo bevuto. Tranquillo, non preoccupare. È uguale, meno È male. uguale, io Tranquilla, non cercavo di preoccupare. giustificarmi. Primo giorno, immagino Tanto ho che. finito, è primo giorno da oggi, Esatto. vabbè, ci adegueremo a queste regole. Eh sì, piano piano. Grazie, ciao, No, buon figurati. lavoro. Ecco qua, e questa è qui la novità. E vabbè.
il sacchetto vuoto me lo sto tenendo perché ho pensato che mi serve adesso per una cosa. E in più mi sto portando con me questo zucchero bianco, così quanto per se c'è qualcuno o io stessa che mi sento magari un po' giù di zuccheri, me lo prendo, niente di che, tanto me l'ha dato e basta. Ok, scusatemi, scusatemi, ho mosso il tavolo perché ho sistemato, ho messo in modo composto la sedia. Niente, dai, andiamo in macchina e andiamo per questa terza dose. Tra l'altro, prima mi ha telefonato la mia amica dicendomi: Barbie, vedi che avrai sicuramente più di un'ora di coda. Come? Ho detto: ma no, ma cosa dici? Io ho la prenotazione, ho l'appuntamento. Allora che si usa a fare di prendere l'appuntamento? No, no, dice, anche nonostante l'appuntamento c'è un'ora di coda. Quindi non lo so, lo vedremo tra poco. Tra l'altro vi faccio vedere anche che sulla macchina c'ho praticamente quel sacchettino dove all'interno ci sono un po' di regali che devo ancora consegnare in super ritardo, ma vabbè, ma sapete, sono stata anche in quarantena, c'è un casino, e qui adesso sto notando che ho lasciato la mia mascherina, cioè no, addosso un'altra però, e l'avevo messa qua perché prima, quando vi ho girato il video spesa, mi sono seduta nei sedili posteriori. Udite, udite, mi è venuto in mente che oggi è lunedì, e lunedì a Savona vuol dire mercato. Ora, e ora, il dove, cioè, io sto andando al porto, no? Perché al porto si sono adeguati per fare i vaccini. Allora, io, siccome ho pensato, siccome che il porto è appunto vicino, cioè è in centro, dove, allora io dovrei andare di qua, ora vedete che io mentre parlo con voi sbaglio strada, ma non perché parlo con voi, ma semplicemente perché non ci sono mai stata in questo posto qua. Comunque, il porto è in centro c'è il mercato, allora io sono ben un'ora prima rispetto all'appuntamento del vaccino, e allora ho pensato, siccome che qua ci danno il parcheggio gratuito per chi si deve vaccinare al porto, ora io ho pensato, sempre se non sbaglio mi imbarco su qualche nave con la macchina, infatti qua è pieno di navi, imbarchi. Dove sto andando, ragazzi? Dove sto andando? E come faccio? Niente, mi devo fermare. Porto merci, terminal crociere, queste. Beh, dove devo andare? Qua c'è, ora vi mostro, qua veramente l'imbarco. Ho davanti questo ambiente. Dove devo andare per andare a farmi il vaccino? Qua c'è un parcheggio con una barra, ma aspettate che metto qua. Qua, ecco, così tolgo il piede dalla frizione. Dove devo andare? Di là? Ma dove? Ma roba da... ho sbagliato strada forse, devo tornare indietro. E come giro? Non lo so, sto tornando indietro perché non so da dove si entri, roba da matti. E non vorrei andare a piedi perché poi mi tocca cercare un parcheggio. Comunque, stavo dicendo, dato che qui c'è la possibilità per chi si vaccina di avere il parcheggio qui al porto gratuito, io volevo cercare di chiedere se potevo parcheggiarmi un'ora prima, così dico che vado a prendermi un caffè, mentre vado a prenderlo magari mi faccio un giro al mercato e non ho il problema di andare a cercare parcheggio. Ma sono ritornata fuori dal porto, che strada devo fare per andare a farmi il vaccino? Ah, sapete quale? Forse è questa la via. No, ma... cioè, ma non lo so veramente cosa dire. Cioè, unica, unica, sono unica, meno male. Dogana, polizia di frontiera e poi non so. Però è probabile che sia questa. Con quelle, ragazzi, cioè, io mi sarei imbarcata veramente. Cioè, non... no... sarà questa, sì dai, è questa, io ci provo, glielo dico, ho la prenotazione, ho l'appuntamento fra un'ora, anche perché dovrei andare anche prima dell'appuntamento perché mi hanno detto che devo firmare dei moduli, qua ci sono dei parcheggi bianchi con le strisce bianche, no? Ma sono tutti occupati, e qua ora vado dritta. Vado, dov'è sto parcheggionzino per farmi il vaccino? Da qua? No. E quindi vi stavo dicendo,
ci proviamo, ci provo con voi e chiedo se, ecco, che strada è? Vediamo se gli domando a qualcuno qua se sa. C'è uno qua che sta gettando la spazzatura, ma magari questo non lo sa. E poi comunque dall'altra parte, oh, ma non c'è nessuno neanche a piedi. Qua c'è un ragazzo che sta parcheggiando, io lo chiedo a lui, vediamo. Faccio brutte figure, faccio. Scusami, tu sai per caso dove devo parcheggiare per farmi il vaccino? Al Pala Crociere. Pure tu devi farlo? Che hai detto? Ah, posso non farmelo? No, no, mi hanno detto che c'è il parcheggio gratuito del Pala Crociere. Perfetto. Ah, oh. Adesso. Grazie mille, ciao ciao. Allora ragazzi, io non so ma avrò beccato un Novax, perché mi ha detto può pure evitare di andare a fartelo il vaccino. No vabbè, però mi ha indicato. Mi ha indicato. Non gli sarà piaciuta la situazione. Per il quale gli ho chiesto appunto spiegazioni. Ora mi aveva detto a destra, poi mi ha detto a destra di nuovo, mi sembra di sì, ma roba da matti, cioè vabbè, no vabbè, solo io, sì, vedo i parcheggi, vediamo se trovo anche la barra per entrarci. L'ho trovata, ora devo pure mettere, c'è la barra, chi me la alza la barra qua? Mi devo mettere la mascherina. Allora, ma non c'è nessuno qua, ma non è che è chiuso, e che devo mettere qua? Codice fiscale? Ma io non lo so, no, non ce la posso fare, non lo so come verrà sto vlog ragazzi, ma non so, c'è un qualcosa, niente, io mi sto innervosendo, non so dove devo andare a parcheggiarmi. Però dovrebbe essere sto qua. Ma è quello di là forse. Ma ragazzi, veramente, solo io ragazzi, niente. Vi chiudo il vlog perché vi faccio solo impazzire. Niente, vediamo se trovo la via. Ma non è questo allora. Niente, mi tocca chiedere a qualcun altro. Mentre ero in preda al panico, mentre cercavo sto parcheggio di cui non ho trovato l'ingresso, ho trovato un bel parcheggio con le strisce bianche, proprio al porto. Vabbè, chi non è di Savona non sa, comunque sono proprio al porto e quindi farò entrambi le cose. Terza dose e vaccino, ma siccome che ho un'oretta scarsa di tempo, mi dedico al mercato. Eccomi, sono arrivata alla prima via del mercato. Qua ci stanno i fiori, però io ho già preso la piantina, l'avete vista, e niente, vabbè, ci facciamo un girettino, vediamo se riesco a fare qualche occasione, anche se poi devo considerare il fatto che devo andare a farmi il vaccino, quindi cioè andare con i sacchetti non mi sembra proprio il caso. Allora, sono stata sicuramente bravissima, perché io ho quasi girato sicuro più di metà del mercato e non ho comprato niente, quindi niente, vabbè, sono stata brava, ma nel senso che comunque diciamo che se comunque mi compro qualcosa poi la rispetto, quindi io non avevo, sarei stata sicuramente tentata da qualcosa, sono stata tentata, ma mi sono imposta di non acquistare niente e niente acquisterò, però comunque mi sto facendo una passeggiata, nel frattempo si avvicina l'orario del vaccino. Allora, sono arrivata per il vaccino, mi mancano meno di un quarto d'ora ed è il mio orario. Buongiorno, ho la prenotazione, cosa le serve? Terza dose? Terza, sì. E a che ora avevi? È fra le 14:30, 10 minuti, un quarto sì, d'ora. Sì, va bene, e il cognome? Il suo cognome? Vedete come siamo al porto, siamo proprio al Pala Crociere, di Costa Crociere. Allora, mi diceva
qua l'ha detto all'ingresso che devo percorrere tutto questo percorso, diciamo, lì in fondo c'è la vetrata, dice fai, segui, percorri tutto il percorso per, fino alla fine della vetrata e poi gira sulla destra. Siccome che quelli prima di me sono venuti per farsi la prima dose, a questo punto forse c'è casino, perché come mi diceva la mia amica al telefono, solo per chi fa la prima dose, magari forse per chi fa la terza casino non ce n'è, non lo so. Comunque adesso ci avviciniamo e compiliamo il modulo da compilare. Allora, c'è il sole, la giornata è splendida, ma fa un freddo e c'è un vento che mi vengono in mente le storie che ha fatto Belen Rodriguez, dove è in vacanza, non so in quale luogo, e c'era un vento, dove era lei, ma un vento tremendo. Praticamente era lì anche per fare uno shooting, però poi per il vento si sono fermati, una roba del genere, le diceva nelle stories. E mi viene in mente la sua storia con questo vento. Vabbè, niente, io ho quasi finito di percorrere la vetrata, però davanti a me vedo un bel gruppo di persone. Allora, in teoria sarei arrivata, ma qui c'è il mondo. Papà, cambiato tutto tu. Riconsegnate le penne, per favore, siamo rimasti. Allora, la coda è tutta questa, poi gira sulla destra ancora fino ad arrivare poi al laboratorio dove fanno i vaccini. Ho ancora queste persone davanti a me. Ok, ho fatto tutta la parte amministrativa, adesso sono in coda per il vaccino. Allora, in teoria mi sono messa proprio questo vestito per in modo che... Vuoi farla? Sì, mi riprendo solo quando lei me la fa. Bravissima, indolore. Voilà, velocissima l'infermiera. A posto? Sì, ciao. Grazie mille. Sono Caterina. Fate la foto con me. Il video. Ciao. Vaccinatevi, ciao. Brava, campagna. Bravissima e gentilissima l'infermiera e velocissima da aggiungere. Ma io da dove si esce? Da qua? Ah, dall'altra parte. Ecco, infatti ho detto io, ma mi sa che sono controsenso, come infatti. E niente, quindi finalmente terza dose fatta, terzo pensiero tolto. Da dove si esce? Qua. Da qua. E basta. Contenta. Ora vi voglio domani, perché. Ma quindi da qua uscita di emergenza? Scusa, non è da qua. Ah, ok, grazie. Ecco qua che mi hanno richiamata, che ho sbagliato il percorso. Da qua che fanno qua seduti? Ah, perché sì, perché mi devo sedere in teoria 10 minuti, 15 minuti per vedere se il vaccino è... se sono allergica al vaccino o meno. Quindi niente, vabbè, aspettiamo questa manciata di minuti e poi andiamo. Allora, vi faccio vedere l'orario. Sono le 15, quasi e 5. Avevo l'appuntamento per il vaccino alle 14.30 con tutta l'attesa. Mi sa che, considerando tutta la gente che c'è, il servizio è ottimo. Cioè, il parcheggio che avevo trovato prima era veramente un parcheggio pazzesco, perché mi ha vista uno che guidava, che saliva in macchina, allora mi suona con il clacson e mi fa: stai uscendo, vai via. Dico, sì, prego, vieni. E così si è preso il mio parcheggio. Adesso sto andando cioè non sono andata da nessuna parte, passo da dove abita una mia amica e al volo lascio a suo figlio i regali per lui, per il figlio, per la sorella e per la mamma. Niente, perché lei, la mamma, cioè la mia amica, è al lavoro ancora, e siccome io ho tanto freddo le ho detto: guarda, non ti aspetto, mi dispiace, ma
me ne salgo in macchina, me ne vado via. Tra l'altro, appunto, qua c'è il mercato, quindi con il parcheggio è veramente un incubo. E niente, ora però lei stava avvisando suo figlio per scendere al volo e prendere il sacchetto dei regali, quello che vi ho mostrato prima. Però magari forse gliel'ho detto troppo in ritardo e ancora magari non c'è suo figlio, ma non importa, perché magari mi metto con le quattro frecce, non scendo per niente dall'auto e appena lo vedo glieli do. E niente, allora lo chiamo, il figlio della mia amica, perché gli ho scritto ma non mi ha neanche visualizzato. Allora lo chiamo e glielo dico io, perché sua mamma non risponde, ma è al lavoro, mi ha risposto fino a poco fa, adesso non risponde più. Vediamo se mi risponde. Mi ha chiuso, allora vuol dire che sta arrivando. Qui abbiamo ci capiamo in codice. Sì, un attimo che arrivo, che stavo facendo una cosa, massimo 10 minuti e sono sotto. Massimo 10 minuti e sono sotto, no, vabbè, allora. Ma glieli metto nell'ascensore. Ah, però ha cancellato. Arrivo. Ok, ah, forse arrivo, mi ha scritto. Ah, forse voleva dire 10 secondi, perché poi ha cancellato i messaggi che mi ha mandato, ma è troppo garbato suo figlio, pure sua figlia, tutta la famiglia. Così glieli do, eccolo qua, il sacchetto. Niente, vediamo quando arriva. Aspettiamo. Già sento tipo pizzicare dove mi ha fatto il vaccino. Prima non sentivo niente, ora sono le 3:18. Già mi sento tipo pizzicare, ecco, come se qualcuno mi avesse dato un pizzicotto e mi sento tipo la parte indolenzita. Vediamo quando arriva. Stato d'animo è cambiato. Io non so chi tra le persone che mi vuole troppo bene e che me lo dimostra, non a parole ma con i fatti, non so chi tra queste persone guarda i miei video o guarda in particolare questo video. Però le persone che mi vogliono bene e che mi aiutano lo sanno chi sono, loro lo sanno chi sono, io non faccio nomi, loro lo sanno e li ringrazio. Li ringrazio veramente con il cuore per tutto l'affetto che mi danno, per l'aiuto che mi danno, perché anche se voi che mi seguite mi vedete sorridere, se avete visto uno dei miei video più importanti, che sono sia quello in cui vi dico che sono tornata dopo parecchio tempo che mancavo da YouTube, e quello in cui vi racconto la mia storia da quando inizio da zero, senza casa, senza soldi e senza lavoro, come mi sono rialzata. Questi sono i miei due video più importanti. Ho perso il filo del discorso. Comunque stavo dicendo che voi, ecco, voi che mi vedete con il sorriso e non sapete realmente cosa io vivo, cosa io ho nel cuore, cosa io penso, cosa io immagino, non potete saperlo, perché giustamente se io non lo condivido con voi, voi non potete saperlo, è ovvio, potete immaginare, ma penso che non si possa neanche immaginare. Invece chi mi conosce sa cosa io ho nel cuore, nel mio cuore spezzato, lo sa. E quindi le persone che a loro volta hanno un cuore
fanno di tutto per starmi vicino in tutti i modi e mi aiutano, come questa famiglia di cui vi ho parlato prima e come tanti altri. E queste persone per me, loro lo sanno, sono i miei angeli in terra, quindi li ringrazio e non smetterò mai di ringraziarli e di dimostrare loro, non riuscirò mai a dimostrare loro quanto bene mi facciano. Va bene, niente, non aggiungo altro. È più facile sorridere che spiegare cosa veramente io ho nel cuore. Però nonostante tutto vado avanti perché so che è giusto così, con il cuore spezzato, ma vado avanti. Allora, sono tornata a casa, mi sto rilassando, qua c'è la mia sciarpa. Sono rimasta vestita, però in realtà a casa sentivo freddo solamente con questo vestitino e quindi mi sono messa questo pile per stare più calda. Tra l'altro, niente, mi sono sistemata la spesa. Poi cosa ho fatto? Niente, mi sono sistemata la spesa, mi sono messa nella mia nuova alzatina le arance che ho comprato. Niente, ho fatto questo, mi sono organizzata la carta da gettare perché adesso mi rimetto in sesto ed esco perché sono invitata a casa di una mia amica a cena e mi aveva chiamato quando? Prima di fare il vaccino, mi ha detto: che fai, vieni stasera, mi invita spesso, non ci vado spesso. Per vari motivi, vabbè, ma niente di che, cioè nel senso vari motivi miei personali, per impegni miei, e questa sera sono libera e allora ho accettato volentieri, ho detto sì, certo, io va bene, allora ci vediamo stasera. Sono passata ovviamente appunto prima da casa, come vi ho detto, mi sono sistemata tutto, mi sono tra l'altro anche lavata e cambiata perché ho le cose nostre femminili da donna. Quindi ora sono più tranquilla e niente, sulla maniglia del portone di là ho un sacchettino dove ci sono due regalini che ho fatto per lei, che ho scelto per lei, e quindi gliele riporto e niente, ripasso di nuovo dal bagno e niente, e poi vado da lei, a dopo. Eccomi che sono arrivata a casa della mia carissima amica Lili e che adesso ve la mostro perché già la conoscete e ci tiene a salutarvi. Eccola, guardate che carina. Cosa ci fai di buono stasera, Lili? Gnocchi alla fantasia. Gnocchi alla fantasia! Allora dopo riprendiamo il piatto così te lo mostriamo. Va bene. Intanto noi ci facciamo quattro chiacchiere. Sì. Ecco la bontà degli gnocchi che ha fatto la Lili, questi sono i suoi, a me sempre di più ovviamente, va bene, buon appetito. Con la pancia piena e soddisfatte, giusto? Giusto. Com'erano gli gnocchi? Li ho fatti io buoni. Giusto, cioè insomma non avevo dubbi, quindi niente, noi chiudiamo insieme questo vlog, ho pensato di chiuderlo insieme alla Lili, così più siamo e più valiamo. Ok. Ovviamente io valgo più di lei, sicuro, questo è sicuro. Quindi, dato che la Lili vale più di me, seguitela, nel senso che anche lei mi segue su Instagram. Quindi, per chi non mi seguisse, vi aspetto anche lì e tranquillamente potete andare giù nell'info box a vedere come mi trovate, cioè Barbie Mane YouTube, tutti in minuscolo, tutto attaccato. Se volete darci un aiuto, lasciate un bel like al video. E niente, gli auguriamo una buona serata. Sì, buonanotte. Buonanotte. Ciao a tutti e vi do appuntamento al prossimo video, non mancate. Ciao! Ciao!